Me lo godo ancora, però mi sarebbe piaciuto un po' prima. Lo so. Vabbè, però... dai, dai, che poi pare che qui, insomma, mo, vabbè, non diciamo niente, però insomma, fra un po' ci levano pure il coprifuoco, fra un po' tutti nudi e ci baciamo. Dimmi. No, no, che scusa. Ci vaccinano pure tutti, ti rendi conto? Ci stanno pure a vaccinare. Tra l'altro io il 18 giugno, ragazzi, pensato. Finalmente sono riuscito a prendere l'appuntamento. Scusa, vabbè, vai, te sto a parlare sopra, non so perché. Abbiamo prenotato finalmente stamattina anche noi. Oh, grandi, vaccino. Grandi. Quando? Boh, non te lo ricordi più. Ammazza, la settimana no, prossima. Bucio di culo. No, che cazzo sto dicendo? A luglio questo. Ah, ok. A luglio la prima dose? Mazza. Sì. Mamma mia. Vabbè, raga, però meglio perché io c'avevo questo problema, lo voglio raccontare, poi dopo andiamo magari a qualche argomento. Che praticamente io c'avevo il codice quello, com'è? Il codice, cioè la categoria 4, no? Quelli che c'hanno, come si chiamano? Comorbidità, esatto, insomma, quindi vabbè, però dice, quindi in teoria doveva essere, come posso dire, il canale preferenziale, no? Per certi versi, perché comunque in teoria, però in Italia, questo mi ricordo una scena che ho visto alla posta, in Italia io penso ci sono più invalidi che persone normali, no? E quindi, il problema è che sono dall'altra parte dello sportello, anche questo, però praticamente è successo che Michela, allora io non riuscivo a fare la prenotazione sul sito perché c'avevo il codice fiscale, quindi la tessera sanitaria scaduta, mi sono fatto rifare il però quindi c'ho il nuovo codice, però questo nuovo codice non è all'interno del sistema e quindi comunque non ci potevo riuscire. Abbiamo provato iniziale prime volte chiamando praticamente 85 minuti d'attesa, 85 minuti, raga, io non ho mai sentito un centralino telefonico che ti diceva il tempo di attesa è di 85 minuti, grazie per la pazienza, e vabbè, però poi alla fine... No, già che mi dici 85 minuti già perde la pazienza. Infatti, capito? Però vabbè, ci provava Michela, poi Michela ha detto, senti, io però non è che posso perdere tutto questo tempo, però poi c'è che c'hai un cazzo da fare. Cioè aveva ragione, quindi se lei che te devi vaccinare parte. Esatto, infatti, perché lei si è vaccinata, quindi alla fine niente, riesco la prima volta a prendere cioè ho telefonato 16 volte perché praticamente il sistema ti rifiutava la chiamata perché c'era troppo traffico, no? A un certo punto la sedicesima, la diciassettesima volta sono riuscito a prendere la telefonata e tempo d'attesa 2 minuti. Che cazzo, che è successo? Parlo subito con la signorina, dove si trova lei? Sa, Monterotondo, quindi guardi, Roma Nord, zona Roma Nord, provincia, ma pure Roma Sud, a me va bene tutto, l'importante è che mi trova. Ah, sì, guardi, guardi, hanno appena chiuso tutti i cosi, cioè, non c'è più posto per fare il vaccino. Ma che scusa, bello. Ma che sta? Cioè, che se, sì, perché sa, qui purtroppo se non ci sbrighiamo ed è in tempo reale, quindi si vedono gli slot che si chiudono. E quindi che devo fare? Dice, ma mo ritornano i vaccini, non si preoccupi, provi a richiamare fra 2 o 3 giorni, vedrà che saranno tornati i vaccini. Va bene, grazie, lei è molto umana. Telefono dopo 2 o 3 giorni. Come umana lei? Esatto. Telefono dopo 2 o 3 giorni, praticamente subito, tempo d'attesa 1 minuto. Che è? Ho detto, vabbè, secondo me tempo d'attesa 1 minuto perché la gente non telefona più perché non ci stanno i vaccini e quindi è inutile, la gente non chiama. Per cazzo. E invece questo mi fa... Dice, che zona è? Roma Nord, va bene, provincia, anche Roma Sud, frega un cazzo, basta che mi trova. Ah, che tra l'altro la tizia, nella prima telefonata, mi aveva trovato posto a Città Ducale, che io non so manco dove cazzo sta. Dice, guarda, c'è posto a Città Ducale, le va bene? Mentre io pensavo, dico, dove cazzo sta città? No, guardi, troppo tardi. Tanto non c'è più, Esatto, quindi è stata così la cosa. Invece questa qua mi fa, dice, no, guardi, allora Sant'Andrea, all'ospedale Sant'Andrea va bene? Dice, sì, però il 16 giugno, mannaggia, devi aspettare fino al 16 giugno. Aspetti che guardo a Porta di Roma, al centro commerciale. No, al centro commerciale, no, il 18 giugno, mi sa che le conviene al Sant'Andrea. E intanto al Sant'Andrea però il 16 non ci sta più. Ma senta, gli ho detto clicchi immediatamente, vaffanculo. Gli ho detto clicchi immediatamente la prima data, cioè non mi frega il cazzo. Ah, va bene, allora il 18 giugno a Sant'Andrea, va bene, grazie, molto umano. Insomma, vabbè, è stata una comica che riuscì a fare sto cazzo di vaccino. E ancora ci devo andare. L'incubo kafkiano, insomma.
Eh sì. Mentre Gualdi ha scoperto, guardando ovviamente tutta la documentazione, no? Il vademecum che ti mandano, che c'è un sintomo possibile. Vademecum è una parola grossa, perché quando ti fai il primo vaccino ti danno un foglio su cui puoi annotare, qua per il richiamo, su cui puoi annotare tutti quanti i dati personali, nonché fare il rapporto di quelli che sono gli effetti collaterali che hai riscontrato dopo la prima iniezione. Certo. Tra cui, che ne so, mal di testa, sonnolenza, mal di testa, diarrea, secchezza delle fauci, queste cose qui. E a un certo punto, per ultimo, c'è sensazione di morte. senso di morte. Senso di... Che l'ho messo in chat perché se no non ci credete. Che cazzo è il senso di morte? Cioè? Senso di morte. Cioè, conosco il senso del ragno. Mia, sonnolenza, senso di morte. Ma che cazzo è il senso di morte? Sensazione di star per morire. È un superpotere, no? Come il senso di ragno di esatto, quale? Il senso di ragno avverte il pericolo, il senso di morte avverte la morte. Esatto. È molto semplice. Cioè, avverte la morte e dice: oh, morte, via qua. No. Senso di morte si può sentire, cioè, però la cosa che posso interpretare io è che ti senti morire, cioè che te prende l'attacco di panico, oddio sto morendo, quindi quello è il senso di morte praticamente. No, si dice che quando sei per morire passa tutto. Su Google, non so se magari su Google, cioè, hai visto tutta la vita davanti? Può essere. Può essere. Cioè, è vero, quando tu vai là, leggi, hai avuto il senso di morte. Scusi, che cos'è? Quando le passa tutta la vita davanti. Vabbè, ma quella è la morte per davvero, scusi. No, quando le passo tra i davanti, ma riesce a raccontarlo. Beh, no, ma riesce a fermarlo. Un pezzo di vita della. Ok, ti rimane l'ultimo scampo. Io ho cercato su Google e neanche su Google sa che cos'è il senso di morte. Anzi, si rifiuta. Dice Olivia, quello è un modo indiretto per sapere se hai problemi mentali o attacchi di panico. Esatto. Beh, in realtà sì. Specie nel caso di, forse era il modulo fatto apposta, era il modello Waldi quello. Oggettivamente, adesso io voglio una risposta a tutti di voi, partendo da Umberto. Ma se un medico, mentre che ti sta a fare un test, cioè un questionario, ti dice: ha mai provato un senso di morte? Lei... tu che gli rispondi, scusa? Gatto le palle. Prima di tutto. Prima di tutto. Che poi voglio di boh. Cioè, non... Poi direi tiè. Anche tiè, assorta pure il senso di morte. E poi direi in che senso? Esatto, in che senso? Sì. E infatti... lui dice di morte. Di morte. Ma veramente, ma un po'. Secondo me, se l'hanno fatta talmente di fretta.